martedì 11 novembre è l'appuntamento tutto dedicato al mondo animale. Io sono felice di ritrovare la presidentessa della protezione degli animali Trovatelli del Ceresio e Mendrisiotto, Elga Geiger. Buonasera. Buonasera. Cara signora Geiger, tra un attimo mostreremo i trovatelli che lanciano il loro appello dalla Casa Margherita di Melano. Ma tra qualche minuto, per cui state lì, ci raggiungerà un'amica, una veterinaria che ha scovato alcuni annunci sospetti e truffaldini, per cui occhio, state con noi. E invece signora Geiger, il nostro Samuele Barbarossa è stato da lei alla Casa Margherita e oggi vuole mostrarci altri protagonisti, altri amici che lanciano il loro appello e cercano qualcuno appunto che li accolga. Innanzitutto, ci sono state le porte aperte. Sì, è stato le porte aperte, con bel tempo. Che anche strano. Domenica, noi è stato molto fortunato. È stato, vedi, anche tanti centri nuovi, non l'ho mai visto. E anche una cosa, tanti centri. Ah, visto lei il Teleticino e questa è una cosa buona e brava. Vedi, anche un siamo bel, contenti. Anche un bel reclam per lei. Bene, sono contenta. Grazie allora a tutti voi che ci seguite e che siete stati appunto dalla signora Geiger. Aiutiamo questi trovatelli e aiutiamo naturalmente i rifugi che sono sempre pieni di trovatelli che cercano una casa. E a tale proposito, signora Geiger, io credo che dalla regia possiamo far partire le immagini, perché i primi protagonisti sono 5 conigli, sì. Una famiglia di conigli. Famiglia di conigli, sì. Vediamo le immagini, eccoli qua, che ha girato il nostro Sam, a me piacciono tantissimo. È una mamma con i suoi cuccioli? Sì. Giusto? Sì. Come le sono arrivate? Allora, innanzitutto mi dica dove è finito il papà. Sì, è finito dal papà, anche da noi, ma io poi si vuoi mettere separato, anche lui adesso castrato, là lo stesso, e vede... E un decente bisogna lasciare subito castrare le maschere. Perché i conigli si sa, figliano. Ah, altrimenti in un anno 50 conigli. Beh, insomma, questa coppia di genitori è stata separata, sono divorziati, sì. Insomma, per divorziati. Forza di cose. E noi abbiamo, così da proporre, la mamma con i suoi cuccioli, quindi assieme. Sì. Ecco, i cuccioli... Quanto tempo hanno? Che sono bellissimi. Questo è adesso, questo è un piccolo, questo è la mamma. Ah, questa è la mamma, ecco. Questa è la mamma, sì. Ok. E quanto tempo hanno questi ragazzi? Questi ragazzi, sì. Ma questi adesso circa 4 mesi. Oh, sì, sì, 4-5 mesi. Hanno bisogno di stare con la loro mamma? No, è possibile lasciare in adozione fuori. Ah, quindi, sì, vabbè, sì. Noi perché siamo sentimentali preferiremmo che la mamma venisse adottata assieme ai suoi cuccioli, mentre, insomma, se questo non fosse possibile, si può procedere anche con un'adozione separata, insomma, sì. Dei singoli conigli bisogna elementi. Prendere sempre due. Ecco, in coppia, quindi, Ecco, quindi, insomma, o a coppia, o 4 e 3, o tutti assieme... insomma, se ne avete un altro, adesso vedrete con la signora Geiger. Bisogna stare anche attenti, perché è importante anche lo spazio che viene dedicato loro. Insomma, ci sono anche delle norme in questo senso, ma al di là delle norme, il buon senso anche lo raccomanda, vero, signora Geiger? Sì. Cosa mangiano i conigli? Conigli dal mancime, questo è comprare dal negozio per coniglie, fieno, non mixare fieno e cose fresco, erba fresco, perché tante volte il conigli prende diarrea. Ecco, sì, sono un po' deboli di stomaco. Tenere fieno. Benissimo, allora se volete maggiori informazioni, potete informarvi anche presso il vostro veterinario se non avete esperienza con i conigli, altrimenti chiamate la signora Geiger e vi darà tutte le informazioni anche sul sito della Protezione Svizzera degli Animali, ci sono tante informazioni utili alle quali potete attingere. E poi, bravissimi, ci avete proposto Tigre. Ecco, Tigre, Miccio, tigrato, bianco, lo vediamo, di 4 anni, lei dice, un po' fifone, timoroso, lo descrive lei. In che senso? Ma non lasciare subito quando arriva qualcuno, non lasciare subito carezzare. Bisogna un pochettino tempo e adesso non è possibile carezzare. Dall'inizio no. Però dopo un po' invece si abitua. Sì, sì.
Quindi deve prendere un pochino di confidenza. Sì, sì. Con lei come si comporta Tigre? Ma Tigre noi quando portare di mangiare, vendicare zatto e tutte quelle cose. Vedi, questo è importante anche per l'animale. Ma poi vedo che oltretutto Sam, che è venuto a fare le riprese, ha comunque telecamera e cavalletto, non penso che abbia fatto le immagini col telescopio. Insomma, è riuscito ad avvicinarlo sì, anche. Sì, certo. Quell'altro, quindi... quello proprio salvatico, lei non vede, quello scappano quando arriva una persona o la camera e viene scioccato e dopo scappa fuori in un buco dentro o fuori dal... recinto esterno o dopo arriva ancora, non molto. Comunque è un bellissimo gatto, sì. Signora Geiger, di 4 anni, Tigre, bravo Tigre, guarda che bello sguardo fiero. E poi abbiamo Bianca, una dolce gattina nata lo scorso anno, tra le altre cose. Dolce perché? Il carattere, proprio dal carattere da questo, forse è cresciuto così, dove venne sempre portato in giro così, perché le prime 3-4 settimane per un gatto come un cane o le prime 3 mesi, importante, questa ecco, forma dall'animale. E lei in che casa ecco, può essere accolta? Cos'è che c'è bisogno per Bianca? Ma Bianca è un micio possibile prendere in famiglia, vuole giocare anche con bambini, piace ai bambini tantissimo. Giardino, terrazza, sì, abituato a uscire? Sì, tutto, questo. Ah beh, facilissima Bianca! Questo sì! Oh, Bianca è facilissima da adottare, bella insomma, meravigliosa con questi occhi verdi, bianchissima, beh, d'altro canto il nome è questo. Bianca, secondo me, ha 1 anno, è giovane, è bella, ha un bel carattere, secondo me non rimarrà moltissimo a Milano, glielo dico, signora Geiger. Abbiamo poi Titti, credo, adesso vediamo, Titti, che si sta, cioè lui che si fa le unghiette, eccolo qua, Titti, è un maschio nato nel luglio del 2002, dunque ecco, 12 anni, ecco, com'è lui di carattere? E vede. Dolcissimo anche non scappare dal suo cameraman, è brava. È un bravo, ha delle esigenze particolari? No. Un gatto, vede, questo anche non vendi lasciare disturbare il suo cameraman. No, vedo che si sta facendo la sua toilette tranquillamente, sì. Lo fissa, vabbè, tiene d'occhio, è un gatto. È incuriosito e è un bel micio, abbiamo detto di 12 anni, ma la cosa che mi incuriosisce, ma gli occhi azzurri anche tra l'altro. La cosa che mi incuriosisce è che c'è Betty, una femmina tigrata, anche lei del 2002, sono parenti? Sì. Ah, in che modo? Sono fratelli? Questi fratelli e sorelle. Oh, sono... E dopo noi solo lasciare assieme. Ecco, allora, il gatto di prima rosso, Titti e Betty, questa femmina tigrata, anche lei del 2002, sorella del rosso, è bene che trovino una casa assieme, perché sono sempre stati assieme, immagino. E sì, quelli noi solo lasciare assieme, anche una cosa importante. La gente arriva da noi sempre vuole giovane animale. Mm. E questi gatti, per una persona, un paio di anni... non vecchio, o anche vecchio, no. E sempre bisogna prendere un animale dall'età, dal persone. Ma poi anche qua sappiamo che carattere hanno, il carattere è formato. Sì. Quindi... questo è un animale, guardi, quando arriva da me qualcuno e 75 anni, ideale questi gatti di prendere, o anche 80 anni. Perché questi amici vivono ancora un paio di anni. Ma mi dica una cosa, ma Betty e Titti, che sono fratelli, sono uguali anche nel carattere? Così brava anche Betty? Sì, tutti e due. Quindi? Perché il proprietario è morto. E dopo vede bello quanto lasciare assieme con una persona anziana. E tutti e due assieme, quello è felice dopo. Maschio e femmina, quindi è perfetto. Carattere già formato, ecco perché a 12 anni vedi il carattere com'è. Formato è un bel carattere. Sì, un bel carattere. Che cosa volete di più, mi chiedo io. E allora, signora Geiger, noi dobbiamo appellarci ai nostri telespettatori. Questi sono i trovatelli che vi abbiamo proposto oggi. La signora Geiger ha moltissimi trovatelli alla sua Casa Margherita di Milano, vi ricordo, della protezione degli animali, ne fate parte anche voi, ecco, come rifugio affiliato. Se volete avere delle informazioni, volete conoscere questi trovatelli di persona,
potete contattare la Casa Margherita, quindi il rifugio della protezione degli animali Trovatelli del Ceresio Mendrisiotto, al numero 091 648 2781. Oppure, lo sapete, potete prendere contatto con noi qui a Teleticino. Abbiamo anche un indirizzo mail che è inondaconvoi@teleticino.ch. Una cosa importante, noi aperto alle 11 fino alle 3, domenica e giorni festivi chiuso. Anche al telefono noi alle 9 fino alle 5, ecco, perché altrimenti la gente telefonare anche mezzanotte. Beh no, ecco, direi che il buon senso suggerisce, ecco, di seguire perlomeno gli orari di ufficio per il telefono. E allora adesso è arrivato il momento del reportage della protezione svizzera degli animali. Molte specie che prima si trovavano nelle fattorie sono oggi praticamente scomparse dai nostri pascoli, vittime della frenetica industrializzazione in agricoltura. Conservare queste specie rare e preservare la biodiversità significa anche tutelare il patrimonio culturale agricolo del nostro paese. Questo è, in sintesi, il messaggio che vuole lanciare la protezione svizzera degli animali tramite questo mini filmato realizzato da Lolita Morena. Vediamo. La scia del ritorno economico, numerose razze svizzere sono state ritirate e sostituite da razze dalle prestazioni più alte. Questi rappresentanti del nostro patrimonio agricolo sono minacciati di estinzione. La Fondazione Prospecie Rara si batte per la conservazione della biodiversità agricola nel suo complesso. Cioè, noi proteggiamo dall'estinzione gli animali da cortile, ma anche coltivazioni, ortaggi, alberi da frutto, piccoli cereali e grandi colture come barbabietole o patate. Oggi il patrimonio dell'agricoltore consiste in animali specializzati in una specifica produzione. L'allevatore alleva mucche da latte, il produttore di carne alleva bovini da macello e via dicendo. Gli allevatori non sono più interessati a quelle razze più antiche che erano versatili ma meno produttive. Alors, Prospecie Rara s'occupe de race. Prospecie Rara si prende cura di razze autoctone. Di queste ce ne sono 26. Distinguiamo capre, pecore, maiali lanuti, bovini, pollame, cani, cavalli e api. Le razze antiche si sono adattate perfettamente al nostro ambiente alpino e garantiscono una efficiente tutela del paesaggio, in quanto possono pascolare anche in luoghi difficilmente accessibili. Una breve panoramica. La capra Stiefelgeiss. La sua pelle spessa torna utile all'animale in condizioni climatiche estreme. Esse sono utilizzate principalmente contro l'avanzata di arbusti e alberi infestanti. Il suo appetito per foglie, germoglie e corteccia, in questo caso, è molto utile. La pecora fulva del Vallese, conosciuta con il nome tedesco di Walliser Landschaft o con il nome francese di Roux de Valais, è altrettanto interessante per la salvaguardia del paesaggio, anche perché si trova bene con foraggio di bassa qualità, per esempio con fieno non falciato. È stata allevata per la sua carne, ma anche per la sua lana grossolana e lunga. La grigia aritica è senza pretese, il suo foraggio può essere facilmente reperito, per questo è particolarmente adatta per l'impiego in zone montane estreme. Il peso ridotto e gli zoccoli relativamente grandi dell'animale conservano i suoli. Il maiale lanuto viene utilizzato per combattere l'espansione di rovi e ortiche, ma anche per la tutela dei biotopi umidi. È estremamente resistente al freddo. Nel XX secolo la forte domanda di suini pregiati ha quasi del tutto preso il posto di quella di maiali lanuti. On a un exemple qui est très flagrant et... Un esempio lampante del messaggio che vogliamo trasmettere è la mucca friburghese, che è definitivamente scomparsa dal nostro paesaggio. È un vero peccato.
D'altra parte usiamo questo messaggio per proteggere 26 specie minacciate, di modo che non accada a loro la stessa sorte. Nella prossima puntata parleremo nello specifico di alcune delle nostre specie animali minacciate. E con la signora Geiger abbiamo raggiunto Petra Santini, veterinaria e della protezione anche svizzera degli animali. Ben ritrovata Petra. Ciao Sara. Che è andata a caccia di annunci sospetti e ci mette in guardia, perché anche in Ticino siamo in molti a cascarci e ad adottare trovatelli pensando di fare del bene e invece ci ritroviamo fregati e in qualche modo freghiamo anche l'animale, ecco, perché non facciamo... Sì. Opera di salvataggio, vero? No, perché nel momento in cui noi, magari pensando di salvare un singolo animale, diamo in mano dei soldi a chi fa questo commercio, automaticamente facciamo andare avanti questo commercio. Eh già, perché spesso è un business, li fanno, sì. Ecco, fanno nascere determinate cucciolate perché va di moda, perché rendono, eccetera, eccetera, li tolgono dalla madre prima. Ma andiamo sul concreto, perché tu questi annunci ce li hai portati. E allora io vorrei chiedere alla regia di proporci le prime due immagini, tanto da capire. Ecco, sono annunci, questo è un annuncio, abbiamo nascosto il numero di telefono, perché non vorremmo che qualcuno non capisse, magari pensa che veramente li stiamo proponendo. Ecco, abbiamo le prime due foto e adesso io non so se questa è la seconda. È ma giusto? Si tratta un po' di fare persa. Un discorso da dire, se mi rivolgo a un allevatore serio, un allevatore serio ha una, massimo due razze da proporre. Quello che dovrebbe già suscitare un po' il dubbio è quando trovo di uno stesso venditore, trovo 3, 4, 5, 6 o più razze. Esatto, perché adesso ce le faranno vedere dalla regia, così ci rendiamo conto che spesso quello che ho notato, ecco, è che ritroviamo probabilmente, immagino, su media anche elettronici, penso che hai girato un po' ovunque, su internet, spaziato. Ecco, hai spaziato. Troviamo lo stesso testo in riferimento al Ticino, così uno dice ah va bene, sono sicuro perché c'è scritto Ticino. Poi però anche a volte neppure leggendo tra le righe, ecco, perché lì si scopre, sì, confrontando gli annunci. È che è chiaro, uno deve sapere. Ma sinceramente, sai, quando io vado a comprare un'auto che non capisco niente di auto, mi affido a qualcuno che ha le idee un po' in chiaro. Qui con i cani, se non si hanno le conoscenze, forse varrebbe la pena affidarsi a qualcuno di cui ci si può fidare. Il problema è che in questi annunci, come abbiamo visto, spesso sembra che questi cani siano qui in Ticino e poi magari c'è anche un numero di telefono svizzero e uno telefona e viene rimandato automaticamente all'estero. Qui è già una questione un po' anche di onestà. È che non è, ecco, tu adesso non so se riusciamo a vedere gli annunci a coppie, ma tu sei riuscita a capire che qualcosa non andava, perché hai trovato lo stesso testo in due annunci diversi e magari in un altro, non lo so, compariva o un numero di telefono italiano, forse una svista da parte del furbetto, oppure il riferimento alla cucciolata. Beh, questo, Modena. Questo per esempio che è inquadrato, ecco, adesso, si vede, sembra che i cani sono a Lugano, però poi il numero di telefono evidentemente ha un prefisso italiano. E qui un po' l'invito anche alla gente, siate un po' critici, se vi vendono un cane, cercano di vendere un cane che dovrebbe essere proveniente dalla Svizzera o anche dall'Italia, ma ha un certificato in caratteri cirillici. Questo dovrebbe come già... facciamo a crederci, ecco, che sia avvenuto tutto in modo onesto? Anche perché tu segnalavi che spesso le razze degli animali, ecco, oggetto anche degli annunci che hai trovato tu, sono appunto razze diverse e in parte sono anche razze per le quali in Ticino è necessaria un'autorizzazione. Sì. Ecco, quindi già questo dovrebbe far pensare, quindi magari se siamo interessati ad un animale e troviamo un annuncio, forse rivolgersi proprio ad un veterinario potrebbe già essere
una mossa furba, non so, come si può fare? Allora, esistono, penso che al giorno d'oggi esistono tante possibilità per informarsi, già solo andando sul sito dell'ufficio cantonale, l'ufficio del veterinario, sì? Cantonale, sul sito della protezione svizzera degli animali, oppure sul sito dell'ufficio federale, una volta si chiamava ufficio federale di veterinari, adesso ha un altro nome, però ecco, si possono scaricare veramente tante informazioni anche molto valide. Ecco, è meglio chiedere un consulto. Spesso in siamo più. Forse un po' pigri per andare a leggere, però è proprio quello che bisogna fare. Si confida troppo fare. Nella buona fede di chi sta dall'altra parte, chissà qual è l'altra parte e come li tratta. Ecco, ci sono moltissimi esempi, per cui io ti vorrei fare una proposta, Petra. Ci torni da noi e ne mostriamo altri, perché alcuni veramente infrangono la legge in modo evidente. Sì. E allora noi vorremmo tornare su questo argomento perché è molto importante per tutti, per gli animali e per chi pensa, spendendo anche dei soldi, di fare una buona azione. Ti vorrei rinvitare nello spazio del martedì dedicato agli amici del Bradipo. Molto volentieri. Così ci soffermiamo e mostriamo altri annunci. Io ringrazio naturalmente te, Petra Santini, ringrazio la signora Helga Geiger. Ci ritroveremo per conoscere altri animali della Protezione Svizzera degli Animali. Gli amici del Bradipo torna all'interno di In Onda con Voi tra una settimana, mentre domani a In Onda con Voi torna il nostro Gianfranco De Santis con tanti argomenti, avrà anche un'ex campionessa di basket con anche un hobby, ecco, un'esperienza particolare. Allora domani, ciao, grazie.